Ciao da Alessia Sorgato, bentornati. Questa è Lex and Love in tempo sospeso e queste sono le giornate, i momenti in cui ci occupiamo di atti persecutori. Articolo 612 bis del codice penale italiano, altrimenti detti stalking. Abbiamo appreso la volta scorsa come le condotte che uno stalker mette in atto sono di due tipi, sono condotte di tipo molesto e condotte di tipo minaccioso. E abbiamo già anticipato che di questi generi di comportamento il legislatore non ha fornito una definizione all'interno della norma di cui ci stiamo occupando. Abbiamo anche anticipato però che ce n'erano già di preesistenti, due articoli di legge noti ed applicati almeno da secolo o quasi dal 1930, e quindi a quella normativa e a quella evoluzione giurisprudenziale relativa a quelle due norme possiamo tranquillamente riferirci. E cominciamo quindi a parlare di molestia. Di molestia il codice penale parlava già, articolo 660, era un articolo tutto sommato un po' ancillare, un po' messo lì in fondo. Nel codice penale ci sono qualcosa di più di 700 articoli, quindi 660, voi capite, sta abbastanza in fondo alla fine, ma non per questo meno importante, meno interessante. Aveva avuto davvero molta applicazione, soprattutto nel momento in cui si cominciò a doversi interrogare a proposito di quelli che poi oggi sono pacificamente atti persecutori. Quindi il 660 ha vissuto una sua stagione, diciamo così, di notorietà e di gloria, che ha fatto in modo che gli interpreti, che sono principalmente i magistrati che devono applicare la norma, si facessero molte domande, si approfondissero i precipitati attuali di un articolo che era nato contro la petulanza, il fastidio, quei comportamenti, quelle condotte nocive, sì, senza essere troppo pericolose. La molestia è proprio la condotta che è capace di dare fastidio, non è una condotta nociva che produca un danno, soprattutto dal punto di vista psicologico. Dà fastidio, è una alterazione inopportuna, importuna di quel normale livello di serenità, di benessere, di equilibrio psichico in particolare, che ogni essere umano ha diritto a conservare. Insomma, c'è quel livello standard di tranquillità personale, di libertà morale, che può essere intaccato, può essere messo a repentaglio dalla condotta di qualcun altro. La molestia, quindi, laddove noi la si debba calare e colare nel comportamento di uno stalker, può arrivare ad abbracciare quegli atti che ad un osservatore interno ed esterno, cioè a chi riceve questo tipo di attenzioni. Magari sulle prime non provocherà alcun sospetto, alcun fastidio, è invece la reiterazione che comporterà il fatto che la vittima arrivi a definirlo molesto. Ma soprattutto nei primi tempi di applicazione di questa norma, che peggio ancora prima che venisse approvata, era difficile riuscire a convincere un parente, un amico, peggio ancora un soggetto appartenente alle forze dell'ordine davanti al quale fossimo comparsi a chiedere aiuto. Era difficile far credere, far comprendere come un corteggiamento serrato, una serie di regali, di inviti, di fiori, potesse essere considerato un reato. Quante donne sono uscite dalla caserma con le lacrime agli occhi perché erano state licenziate con frasi magari bonarie che dicevano:
signora, ma altre pagherebbero per avere un corteggiatore di questo tipo.